50.000 sadomasochisti a San Siro per Milan Foggia. Il Milan, conoscendo la disperata classifica degli avversari, non ha voluto infierire. Sembra che Rocco e Puricelli, vecchi amici, avessero scommesso una bottiglia di acqua minerale sulla vittoria della propria squadra. Naturalmente è finita 0-0. Dopo un tentativo di Bigon, una serie di angoli battuti da Calloni hanno messo in difficoltà Memo, il cui unico rimpianto oggi è stato quello di non aver potuto dimostrare quanto è bravo. In effetti, le insidie maggiori per il portiere foggiano sono venute dai corner. Ecco un intervento di Collovati, tra i meno stanchi del Milan. Albertosi invece si è dato da fare parecchio. Osservate una combinazione del Neri, Bergamaschi, Bordon e la difesa del numero uno rossonero. Prima di chiudere il tempo, un tentativo di Biasiolo dal limite. Nella ripresa il Foggia, che ha giocato con maggior puntiglio, potrebbe far precipitare il Milan. Gli manca un pizzico di coraggio e quando lo trova va a sbattere contro l'esperienza di un marpione come il Ricky Albertosi. Nel finale il Foggia imperversa, gli ospiti arrivano liberi in area e per fortuna del Milan non sempre tempestivamente. Le pezze di Albertosi sulle conclusioni di Nicoli e Bergamaschi prima della fine. Uscendo, Rocco dice: il Milan è come certi nobili ungheresi, sempre nobili, ma con le braghe rotte.